Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare una moneta eccezionale, una moneta che ha avuto pochissima visibilità purtroppo, come tantissime monete in argento, e purtroppo questa moneta è una moneta che non si è venduta tanto bene, ma vi posso garantire che è un vero capolavoro. Abbiamo un 10 aro in argento in fondo specchio, il tema della moneta è il 400° anniversario della scomparsa di Annibale Carracci. Fate attenzione perché è una moneta veramente eccezionale. Emissione con scatola, confezione certificato, e guardate, questa è la parte frontale della scatola ed è già una vera opera d'arte. E vi dirò una cosa in più: tutto questo disegno che guardiamo qui è stato raffigurato nella moneta, cioè ce lo troveremo nella moneta, e devo dire che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. So che a tanti di voi non piace gli euro, ma almeno guardate le monete e ditemi cosa ne pensate di queste monete, perché sono veramente delle vere opere d'arte. Io prima ho fatto un danno mentre maneggiavo la scatola, purtroppo mi si è incastrato questo pezzo di cartoncino nel guanto di cotone, nei guanti di cotone che ho, e sono andato a fare un po' un piccolo danno. Cercherò poi di sistemare, di andare a trovare un'altra. Per quanto riguarda la scatola, come vi ho detto, è veramente bellissima. Questa è la parte frontale della scatola. Guardiamo i lati, dove abbiamo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, www.ipzs.it. Per chi volesse andare ad acquistare direttamente dalla Zecca, avete il sito. Perciò questa non è più disponibile comunque nel negozio, però dopo ve lo dico anche che dove potete trovarla. Ma comunque, per chi volesse iscriversi nella nostra Zecca e comprare direttamente dalla Zecca, questo è il sito. Questo è il tema della moneta. Sull'altro lato troviamo ancora tema della moneta, 10 aro argento proof, fondo specchio, conio 2009, perché è una moneta del 2009, facciamo attenzione, sono passati un bel po' di anni. Qua abbiamo peso e diametro, ma li guardiamo meglio nel certificato. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, è una moneta ufficiale della nostra azienda, cioè è un'emissione ufficiale. Andiamo avanti, guardiamo i lati, qui non c'è nulla, continua il disegno. Andiamo all'interno a guardare insieme la confezione. Facciamo attenzione perché qui abbiamo una confezione vellutata, non è liscia, diciamo, in ecopelle come le altre. In questa posizione qui si vede molto bene che è vellutata. Qui comunque abbiamo lo stemma della Repubblica con i filamenti argentati nel centro, e all'interno abbiamo la nostra bellissima moneta. Diamo un'occhiata rapida al certificato. Abbiamo quattro pagine, diciamo quattro pagine, ma in realtà poi sono solo due, dove nella parte centrale verso sinistra abbiamo tutte le descrizioni per quanto riguarda il dritto e il rovescio della moneta, ma anche un po' di storia per quanto riguarda la vita di Annibale Carracci, tutto in italiano a sinistra. Invece a destra abbiamo tutto in inglese, fate attenzione. Poi abbiamo i dettagli tecnici, ma noi come sempre andiamo a guardare quelli in italiano. E qui abbiamo le caratteristiche tecniche. Qui abbiamo il valore facciale 10 euro, metallo argento 925 proof, cioè fondo specchio, diametro 34 mm, peso 22 grammi, contingente tiratura 9000 pezzi. Guardate che sono tante, ma non sono neanche tantissime. Bordo, zigrinatura spessa discontinua. Facciamo attenzione perché questa moneta comunque è vero che ha avuto un grandissimo successo, ma c'è da dire un'altra cosa, che questa moneta è stata venduta abbastanza bene all'estero più che in Italia. Metto via questo certificato così lo lascio lì, perciò dobbiamo fare attenzione. Per quanto riguarda la moneta, come dicevo, fondo specchio veramente eccezionale. Guardate quanto è bella questa moneta, veramente un capolavoro. Qui nel centro della moneta troviamo l'autoritratto del pittore Annibale Carracci. In basso troviamo subito a destra la firma dell'autore Uliana Pernazza, in questa posizione qui. La scritta ad arco Repubblica Italiana, lo troverete in questa posizione. Guardate quanto è bella questa moneta, veramente un capolavoro. Qui abbiamo il bordo, zigrinatura spessa discontinua, come ci diceva il certificato. Andiamo a guardare il rovescio e guardate quanto è bella questa moneta. Guardate che lavorazione che c'è all'interno. Guardate il carro, guardate, è veramente un capolavoro. Se avete una lente di ingrandimento, se avete la moneta, prendete una lente di ingrandimento e guardate che capolavoro che hanno fatto. Qui troviamo nel centro, diciamo sulla parte sinistra, nel centro della moneta,
Un particolare del dipinto Il Trionfo di Baco ed Arianna, affresco a soggetto mitologico, realizzato tra il 1597 e il 1600 da Annibale Carracci. Come vi ho detto, moneta veramente eccezionale. Non c'è nulla da dire per quanto riguarda questa moneta. Guardate quanto è bella. Guardate la lavorazione. Stupenda, 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 stupenda. Complimenti a Uliana Pernazza che ha fatto un ottimo lavoro. A destra troviamo il valore 10 euro in questa posizione qui, cioè il valore facciale, poi la lettera R della nostra zecca, della zecca di Roma, e poi facciamo attenzione, troviamo la scritta 1609 Annibale Carracci, 2009 il conio. Moneta, come dicevo, eccezionale. Tiratura, abbiamo già visto, 9.000 pezzi. Il prezzo di emissione di questa moneta, fate attenzione, era di 51 euro. Ma com'è che non ha avuto una grande visibilità? Lo possiamo andare ad acquistare nel negozio della numismatica, c'è disponibilità di questa moneta, a 55-60 euro. Praticamente paghiamo qualcosina in più, ma sinceramente non sono tanti, perché già di emissione della zecca da 51 euro, pagare 4-5 euro in più, o anche 9 euro in più, ne vale la pena, perché è una moneta che dobbiamo avere nella nostra collezione. Bene, per oggi è tutto, ditemi anche voi cosa pensate di questa meraviglia, e niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.